Il cardinale Sepe, indagato per corruzione nell'ambito di un filone delle inchieste di Perugia sugli appalti per il G8, legge una lettera in conferenza stampa dove tenta di confutare le accuse a suo carico, dichiarando: «Ho fatto tutto nella massima trasparenza per la responsabilità che ho avuto in quanto prefetto della congregazione di propaganda Fide. Ho sempre agito secondo coscienza, avendo come unico obiettivo il bene della Chiesa. Sarà una difesa molto poco impegnativa, perché dalla ricognizione dei fatti che abbiamo eseguito insieme mi sembra che nella sua condotta non ci sia niente, e dico niente, di penalmente rilevante», ha detto l'avvocato Bruno von Arx, legale del cardinale di Napoli. Il Vaticano ieri ha dato la sua solidarietà al cardinale e ha precisato che la sua collaborazione con gli inquirenti dovrà avvenire nell'ambito del concordato che tutela gli enti ecclesiastici. Sepe è accusato di aver favorito l'ex ministro delle infrastrutture Pietro Lunardi, l'ex presidente del Consiglio Superiore della pubblici Angelo Balducci e il costruttore Diego Anemone in cambio di 2,5 milioni di euro di fondi pubblici per la sede di propaganda Fide.